Al via dal prossimo 1 luglio la sperimentazione per la nuova modalità di gestione della raccolta differenziata, che andrà a modificare gli orari di esposizione e raccolta nella città turistica, che comprende la città murata e Viale Geno, nei quartieri Borgovico Valduce e Camerlata Rebbio. A partire da oggi saranno distribuiti alle famiglie e ai negozianti i volantini con tutti i dettagli già consultabili sul sito di Espansione TV e da domani inizieranno gli incontri con le associazioni di categoria e con i cittadini. Si prova a cambiare dal 1 luglio chiedendo ai cittadini di essere il più collaborativi possibili. È una scelta che arriva da un lungo percorso di analisi, di verifica di quelle che sono le esigenze della città e dei cittadini stessi. Tra le opzioni che sono state valutate, quella che si è scelta è l'opzione più indolore e quella che contribuisce maggiormente a tenere la città senza rifiuti, soprattutto in alcuni momenti dove c'è un afflusso di persone importante. Questo mentre alcuni cittadini segnalano la presenza di topi in Piazza Roma a causa dell'accumulo prolungato di spazzatura. Ma non ho ricevuto in comune questa segnalazione, ovviamente mi dispiace. È stata pubblicata una gara per topi e zanzare, su questo fronte c'è molto da fare. C'è molto da fare anche da parte di ciascuno di noi nell'esposizione stessa dei rifiuti, cercando di andare il più possibile incontro alla città, anche se molto spesso ovviamente ci sono esigenze individuali che fanno sì che l'esposizione venga fatta in un orario piuttosto che in un altro. Il compito dell'ente è quello di accompagnare il più possibile la città nella propria pulizia e allo stesso tempo andare a verificare quelle che sono delle situazioni di criticità come questa che le garantisco, verificherò personalmente.